Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vediamo come creare l'effetto e la texture del jeans rovinato a pennello. Useremo come modello la tuta di questa vecchia conoscenza del canale, un modello di Ritual Casting. Per creare delle texture convincenti è importante sempre cercare delle reference, così da avere un'idea più chiara su ciò che vogliamo realizzare. Quelle che vedete a schermo sono quelle che ho utilizzato io, che mostrano la gamma cromatica, la trama e la resa generale. Cominciamo quindi prendendo i soli colori necessari per questa lavorazione, ovvero un blu e un bianco. Il tipo di blu che useremo determinerà la colorazione del jeans che realizzeremo, quindi possiamo sperimentare con colorazioni diverse. Io ho scelto il blu di Prussia, molto intenso. Unito al bianco, ovviamente si schiarisce e fa emergere la tonalità brillante di questo blu. Per stemperarlo leggermente e renderlo più credibile, aggiungiamo una punta di nero, che insieme al bianco già usato ci permetterà di ottenere un blu più ingrigito. Dato che il primer usato sul modello è medio chiaro, creiamo una gradazione di blu abbastanza chiara per non sprecare la base usandone uno troppo scuro. Stendiamo quindi il colore intermedio pieno e coprente su tutta la superficie della tuta e otteniamo il colore reale della tuta e di jeans, alla quale dovremo poi applicare luci e ombre. Ed è proprio da queste che partiamo unendo blu e nero e creandone una versione più scura. Scarichiamo dal pennello l'eccesso del colore e andiamo con la punta precisa a scurire i recessi, in questo caso le pieghe del tessuto della tuta. Oltre alle pieghe più visibili, segniamo una linea scura anche in concomitanza di cuciture, tasche, profili o punti adiacenti ad altri materiali e oggetti. Ora che sono segnate in modo così brusco, dobbiamo integrarle meglio con il resto. Aggiungiamo quindi pochissima acqua al colore appena usato. Scarichiamo il pennello tenendo poco colore sulle setole in modo da averne il pieno controllo e con questa consistenza a velatura andiamo ad allargare leggermente le ombre. Il colore più leggero sarà meno evidente e permetterà di rendere più morbido e naturale il passaggio tra mezzotono e ombre. Non serve in questo caso fare una sfumatura perfetta perché questi passaggi non saranno più visibili fra poco, ma serve giusto che siano meno artificiali. Con questa stessa consistenza scuriamo i lati delle gambe, che in quanto cilindri hanno una luce centrale più chiara, e per enfatizzarla servirà a scurire e far otticamente un po' sparire i lati. Una volta finita questa fase, il modello apparirà così. Ma adesso arriva la parte divertente, quella nella quale creiamo effettivamente l'effetto jeans. Uniamo quindi al blu usato come colore base, del bianco per schiarire e del nero, per dare vita ad una tonalità più chiara e luminosa, ma allo stesso tempo anche più grigina. Avremo bisogno di un pennello sottile, uno con il quale ci sentiamo a nostro agio a fare tanti puntini e linee, e nel mio caso si tratta del Serie Silver di Greenstuff World. Dopo aver tolto l'eccesso di colore dalla punta, per evitare il tipico primo puntino più grande dei successivi, cominciamo a creare piccolissimi trattini, in questa fase più simili a puntini diagonali. Sugli spigoli appariranno come puntini, ma quando ci occuperemo di superfici più ampie si noterà che sono piccoli trattini, tutti inclinati nello stesso verso. Questo è ciò che ci permetterà di creare una texture credibile, perché andremo a simulare la trama del tessuto. Per questo è importante, soprattutto all'inizio, cercare riferimenti in immagini e foto. Non dovremo fare altro che ricoprire tutta la superficie, escluse le ombre, con questa trama creata a pennello, cercando per quanto possibile di creare punti simili tra loro. Quella trama dovrà essere la base, che va a coprire quasi completamente il primissimo colore che abbiamo messo. All'interno di queste aree, per identificare i punti più luminosi, ma in questo caso soprattutto più rovinati e consumati, andremo con una versione ancora più chiara a mettere in evidenza la zona. Sovrapponendo sempre più trattini, otterremo così la trama della texture, che in molti punti dovrà sovrapporsi e via via diradarsi fino a scomparire del tutto nelle zone di ombra, che restano scure e ben visibili.
Qui ad esempio ho segnato una prima bozza di luce, che mi è servita come riferimento intorno al quale ho poi allargato le aree di mezzotono. Oltre a dei piccoli trattini simili a puntini, possiamo creare l'effetto del tessuto usurato anche grazie a trattini appena più sottili e lunghi, in entrambe le direzioni. L'idea che dovremo seguire per tutta la tuta è di tenere le ombre scure e ben marcate, mostrare la texture con il colore intermedio e poi con il colore più chiaro accentuare i punti di usura, i profili delle cuciture e tutti quelli sui quali arriva ancora più luce per via dei volumi, ma usando sempre e solo la texture per creare questa stratificazione. Non dobbiamo dimenticarci che il focus è sempre la parte alta del modello, quindi è importante anche abbassare il grado di luminosità via via che ci si allontana dal viso. Una volta soddisfatti del risultato, è bene anche come sempre enfatizzare con qualche punto e trattino molto luminosi, con il bianco puro. Dovranno servire solo a concentrare la luce e a catturare lo sguardo, quindi meglio non esagerare. A questo punto, come vedete, procedo nello stesso modo nel resto della tuta, prima creando la texture intermedia, in modo che le ombre rendano leggibile allo spettatore quali forme e volumi ha quell'area, e poi facendo lo stesso lavoro già visto prima nelle luci. Questa gamba è però meno visibile dell'altra, quindi meglio rimanere più moderati con le luci. Ecco quindi come appare la tuta una volta finita la parte in jeans, e poi completata e arricchita con gli altri elementi presenti sul modello. Io come sempre spero che anche questo spunto vi possa essere utile per i vostri modelli e mi piacerebbe sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!